Via. Buonasera, buonasera, eccoci con A come Atalanta, una puntata magari particolare, non tanto per, o non solo per questo fantastico 8-2 che effettivamente non si era mai visto allo stadio di Bergamo e non solo nella storia dell'Atalanta, ma una puntata particolare perché siamo appunto collegati con i nostri ospiti che sono, li vedrete fra qualche istante, dovrebbe esserci Lino Mutti, Giulio Panza e dovrebbe esserci collegato anche se, ecco, Maurizio Radici se riesce a montare il suo cellulare o insomma quello che è il suo, sì, per collegarsi, insomma. Per vedersi, per riuscire a inquadrarsi meglio, ecco, è una informazione tecnica. Intanto saluto tutti i nostri ospiti. Questo 8-2 siete ancora sbalorditi da questo risultato? Sentiamo Lino Beh, chi va? Mutti. Beh, sì, nel senso che l'ho vissuto allo stadio, ero in compagnia con Maurizio. Sono quelle partite che rimangono poi negli annali, nella storia. E c'è da dire che l'Atalanta veramente ha fatto una partita perfetta, perfetta contro una Salernitana, sicuramente fragile dietro, poco, come dire, poco nella partita, ecco, come è un po' nel suo DNA negli ultimi periodi, una squadra un po' in difficoltà. Però Atalanta bene, bene lì davanti, mi è piaciuto molto il reparto offensivo, mi è piaciuto molto Scalvini, proprio nell'insieme una partita che al di là del pareggio che è uscito così un po' in modo rocambolesco, e poi tutto il resto è andato veramente in modo pulito. Bene, bene, bene tutti, insomma, c'è poco da stare a. Dispiace per l'ammonizione presa perché perderemo un grande interprete per la prossima partita, però sono cose che nel calcio bisogna sapere un po' accettare. Ecco, dicevi di Koop Meiners, appunto, che ha squalificato, quindi non potrà giocare domenica contro la Juventus. Naturalmente anche Zappacosta è molto in dubbio perché solo domani si saprà l'entità di questo infortunio al flessore che ancora non è ben accertata, magari non sarà, non è, speriamo niente di serio, di grave, però appunto bisogna aspettare il responso dei medici. Giulio Panza, ecco, tra l'altro statisticamente ricorda, questi 8-2 è successo soltanto almeno 8 gol nella partita di Sarajevo, che però era l'Europa League, e 8-0 era. Invece un 8-2 in una Mitropa Cup contro il Banik Ostrava nel 1962, forse nessuno se lo ricorda, forse non so, non te lo ricordi tu, Giulio? No, no, assolutamente no. Ricordo bene la vittoria a Sarajevo che ci ha aperto il passaggio di turno. Chiaramente, come diceva Lino Mutti, è un attimino, è un po' difficile anche analizzare la partita. Su quelle partite dove è andato tutto bene. Parecchie volte abbiamo fatto una grandissima fatica a segnare e l'abbiamo fatto in tutti i modi. Domenica, primo tentativo, palla deviata. E lì si è capito che la partita iniziava bene. Poi c'è stato il pareggio, però si vedeva in campo che eravamo due pianeti completamente diversi. Anche se però una settimana prima la Salernitana aveva fatto soffrire il Milan a casa loro, hanno vinto 2-1, un 2-1 molto sofferto, vi dicendo, e sinceramente ero non preoccupato, ma però dico la Salernitana, la squadra che anche l'anno scorso 1-1 ci ha messo in croce a Bergamo, ci ha tenuto fuori dalla Coppa con quel pareggio. Mi aspettavo sinceramente qualcosa in più da parte dei Granata. Poi noi abbiamo avuto una prestazione eccezionale, un tridente che da parecchio non vedevamo. Abbiamo ritrovato dei giocatori, ma magari ne parleremo dopo, se no ci bruciamo subito adesso all'inizio. Benissimo, non potevamo andare a Torino con la Juventus con una prestazione del genere che ci mette un attimino di ci fa capire che possiamo fare anche noi la nostra parte. Torino chiaramente sarà un'altra musica ed è lì che credo si possa capire veramente
quanto stia cambiando la nostra squadra. Che naturalmente ne riparleremo più avanti, magari accenneremo questo anche Juventus-Atalanta, però quanto ci tenevano un po' tutti a questa possibile vittoria contro al ritorno alla vittoria al Gavis dopo 3 mesi, l'abbiamo visto anche da quanto si è arrabbiato Gasperini anche sul gol del 6-2 della Salernitana, ed era un 6-2, no? Lino Muti, cioè, ci si può arrabbiare anche sul 6-2 per dire quanto erano tutti ancora in partita, infatti ne hanno fatti altri due poi di gol. Ma no, ti dà fastidio prendere gol sempre, per cui, ma per il portiere, per le statistiche, per carità, poi passa tutto. Però anche a me, quando capitava di avere in pugno la partita e prendere gol che non dovevi prendere, ti giravano le scatole, insomma, per cui è comprensibile con le arrabbiature. Poi non va oltre, per carità, perché poi sai che tutto finisce lì. Però prendere gol non piace a nessuno, anche sull'8-0, 6-0, è sempre meglio tenere la porta ben, ben inviolata. Sì, questo sicuramente. Questo sicuramente è una. Soprattutto anche perché l'Atalanta, tutto sommato, ha una difesa ancora buona. Ogni tanto prende dei gol, ecco, ma almeno ha evitato di prendere i gol nei primissimi minuti dagli avversari. Ha fatto il gol per prima, tra l'altro, con questa iniziativa di Boga, che è stata davvero la vera sorpresa della serata. Ecco, vorrei sentire il vostro parere, Lino, questo. È già un giocatore ritrovato oppure è presto per dirlo? È un po' presto, però i segnali sono segnali importanti. Guarda, io penso che l'ho sempre difeso un po' Boga, perché quando giocava a Sassuolo mi aveva impressionato, ha delle caratteristiche veramente importanti nel calcio di oggi. E che l'impatto con Bergamo non è stato un impatto di quelli giusti, quelli positivi, un po' per il troppo carico di responsabilità, un po' magari è mancato anche lui. Per cui non abbiamo più visto quel giocatore. Si sta ritrovando. Ha fatto per me una partita perfetta sotto tutti gli aspetti, sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto anche, diciamo, di qualità. Però è un giocatore che deve continuare a migliorarsi. Ha delle grandi situazioni dove nell'uno contro uno lui veramente ti crea la superiorità numerica, mette in difficoltà i reparti difensivi. Però a volte non sfrutta questa superiorità in modo più qualitativo. Perde l'attimo del passaggio, fa un dribbling in più, si addormenta un po' sulla giocata. Deve migliorare quei tempi di giocata. Dopo le sue qualità sono qualità importanti. Però per me ha fatto dei passi avanti notevolissimi. Poi il gol, la fiducia, la bella partita, sono cose che aiutano tantissimo a ritrovare quell'autostima e dare credibilità alla sua presenza e farsi, diciamo, voler bene dall'ambiente, perché poi l'ambiente, io sentivo i commenti ieri allo stadio, tutti entusiasti di Boga. Questo è importante. Questo vuol dire molto, ecco, Giulio Panza e i tifosi mi pare che comunque non l'hanno mai proprio così criticato, è vero che era diciamo sul mercato, però anche perché il rendimento finora era stato molto deficitario, ma non si può dire che l'abbiano fischiato, oppure insomma l'hanno sempre abbastanza sostenuto per cercare di vedere fino a che punto, quando si poteva recuperare, come abbiamo visto nelle ultime partite. No, no, sono completamente d'accordo con te. C'è da dire che è stato molto, molto paziente il pubblico bergamasco, perché si tenga conto che in un anno non l'abbiamo mai, quasi mai visto in campo e le poche volte si muoveva in un certo modo. È chiaro che la prestazione di lunedì sera, ma il secondo tempo di Bologna, ha dimostrato che qualcosa stava cambiando. È chiaro che Boga ha delle capacità enormi. Sa puntare l'uomo, quando fa quella finta sulla destra è difficile da contenere. Ha saputo dare un ritmo altissimo nella sua fascia. Deve continuare in questo modo, come giustamente diceva prima il mister, deve essere più costante. Ha fatto una partita e mezza ad altissimo livello, a quel livello del Boga che ricordo 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa a Sassuolo, perché anche a Sassuolo per
parecchio tempo non ha avuto posto di squadra. Domenica, anzi scusate, lunedì sera ha dato la prestazione e ci ha fatto capire di avere in casa un nuovo acquisto, tra virgolette, perché un calciatore che quasi mai è sceso in campo, ce lo troviamo con queste dimensioni e avere un uomo in più. Poi si trova bene con Højlund, benissimo con chi lo segue dietro. Mi è piaciuto molto. È chiaro che un Boga a questi livelli per questo ritorno significa darsi delle grosse possibilità in più per fare il salto per arrivare all'obiettivo nostro, che è quello della Champions. Non è l'Europa League, era sempre l'obiettivo dell'Atalanta, anche per mantenere quelle possibilità di bilancio economiche per poter rafforzare ancora di più la squadra. Abbiamo bisogno tantissimo di Boga. Sì, ecco, questa è una delle chiavi, che avere un attacco che è così forte come abbiamo visto con quel tridente, tiene conto di Lookman che ha fatto 9 gol e che è secondo soltanto a Osimhen, Lino, no? Trovare un Lookman che hai appena acquistato ti fa già 9 gol e non aveva mai segnato tanto prima, anche quello vuol dire avere già un giocatore davvero forte davanti, insomma, che ti fa il segno su rigore, su azione, insomma, tante opzioni, no? Sì, no, è tanta roba. Poi, come hai detto, una media realizzativa è importante, però è anche bravo a dare palle ai compagni. Cioè, non è quell'attaccante egoista che pensa solo al gol o cerca di finalizzare il gioco su se stesso. È veramente molto bravo nel sviluppare tutte le fasi di gioco davanti, poi si applica anche nella fase di interdizione. No, a me piace. Beh, non invento l'acqua calda sicuramente, perché mi piace, perché lo sta dimostrando sul campo. Però è una presenza veramente che all'inizio non me l'aspettavo così importante, però è diventato fondamentale. Con due esterni così, con Boga e Lokman, con un Muriel magari ritrovato, due centravanti di peso, c'è un reparto sicuramente importante quello dell'Atalanta, perché se crescono tutti e a disposizione tutte queste soluzioni, sicuramente puoi avere delle ambizioni anche importanti, come si diceva prima. Però ecco, Lokma veramente sta meravigliando un pochino, anche forse non me l'aspettavo così determinante. Riuscirà a ristabilire il collegamento anche al tuo presidente, un parere su un giocatore come Højlund, lui che ha avuto e hai avuto anche tu direttamente un certo Pippo Inzaghi, hai avuto non tu ma comunque lui Aleph e Beppe Signori, attaccanti di quel livello cioè, hai visto un attaccante così giovane e già con queste potenzialità come questo Højlund? Guarda, è un ragazzo di grande prospettiva. Vederlo giocare con quella cattiveria, determinazione, con quella continuità di proporsi in maniera intelligente quando il compagno alza la testa, cerca la verticalità, cerca la palla in contro, difende la palla in modo magistrale, è un lottatore, ha qualità tecniche importanti. Nel lungo riesce ad andare via, a mantenere una certa velocità come ha fatto gol, ha struttura, ha 20 anni, è un giocatore veramente che ha dei margini ancora importanti di miglioramento, però già ora ha dimostrato veramente un valore incredibile, ma è soprattutto l'atteggiamento che porta in campo che dà beneficio al reparto, perché la sua volontà, la sua caparbietà è un po' da stimolo per tutti, perché vedere un ragazzo così, effettivamente i compagni gli vanno dietro. Giulio è un vero trascinatore, questo Rasmus, come è più facile chiamarlo, visto che il cognome è un po' così, un po' impronunciabile. Sì, c'è a dire, e mi ripeto con quanto poc'anzi detto Mutti, che per l'età che ha, non ha 20 anni, compie 20 anni il mese prossimo, gioca con una personalità, aspetta la palla, si pianta in piedi e non c'è nessuno che riesca a spostarlo, si gira da una parte all'altra, appoggia, si gira di 1 metro e vede la porta e tira. Non è facile,
trovare un giocatore di questa qualità a 20 anni, a meno di 20 anni in Italia e anche in Europa. Ce ne sono veramente pochi, pochi, pochi. L'Atalanta ha fatto un grossissimo acquisto, ci ha visto bene, benissimo. Spero che crescere non tanto a livello tecnico, vi dicendo, ma anche a livello magari più gioca, più personalità, vi dicendo, ma credo che adesso come adesso, io sono, mamma mia, sono 40, 43, 44 anni che sono abbonato all'Atalanta. Un giocatore di questa età, con queste caratteristiche tecniche e fisiche, di meno di 20 anni non l'ho mai visto. E quindi credo che sia determinante uno dei giocatori determinanti della squadra. C'è Bogà, c'è Lokman, c'è lui, c'è Scalvini. E credo che siano giocatori che possano veramente fare la differenza. E stiamo parlando del reparto offensivo. Poi sia a centrocampo sia dietro abbiamo dei personaggi veramente molto 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 interessanti. Ecco, ripariamo fra poco se l'Atalanta ha davvero trovato il suo tridente ideale con questi Lookman, Boga e Højlund, tenendo conto anche delle prospettive di Zapata che viene discusso come possibile partente nel calciomercato. Si parla di Everton e anche di Nottingham ultimamente, ma direi di sentire la soddisfazione di Gasperini nel dopo partita e ritorniamo fra un paio di minuti. Giampiero Gasperini, da dove partiamo ad analizzare questa partita con la Salernitana? Una grande partita dell'Atalanta, non era semplice, 8 gol con 7 marcatori diversi. Sì, vabbè, grande prestazione, sono d'accordo, anche perché sono anche d'accordo che non è mai semplice, noi l'abbiamo resa semplice per un grande primo tempo e quindi niente, prendiamo questa partita come punto di partenza e poi vedremo. Chi le è piaciuto di più questa sera? No, farei dei torti, direi la squadra nel suo insieme, anche perché è partita molto bene. E poi dopo abbiamo preso un gol su un primo lancio loro così lungo e quello, insomma, dobbiamo stare un po' più attenti su quelle situazioni. E poi però la squadra questa sera aveva qualche marcia in più, ha giocato anche molto bene, gli riuscivano tutte le giocate tecnicamente, riusciva a trovare tutte le soluzioni migliori e insomma, abbiamo fatto tanti gol. È chiaro che per fare questo ci vuole anche grande prestazione a parte dei singoli giocatori. Quanto vi ha dato soddisfazione vincere così nettamente al Gevi Stadium? Ma intanto era tanto tempo che non vincevamo in casa, tanto tempo che non facevamo una vittoria anche comoda, larga. Questi sono segnali che la squadra sta bene. Poi dopo è chiaro che ogni partita è diversa, ogni gara bisogna stare attenti, basta vedere anche i risultati che ci sono, però questa è una partita e ci tenevamo tanto a dare un cambio di rotta sulle partite in casa, era fondamentale vincere, c'era un po' di tensione, un po' di preoccupazione prima della gara, poi dopo la prestazione ha risolto tutto. Vi avviate a chiudere il girone di andata e avete 34 punti e anche qui si parla di piccoli record. Sì, insomma, abbiamo fatto forse il record più grande l'anno scorso, 38, però abbiamo sempre viaggiato, insomma, intorno, male che andava intorno ai 30 o 34, 35. Sono tanti punti, sono tanti punti. Adesso abbiamo ancora una partita a Torino, questa è sicuramente la più difficile, però è anche vero che se vinci certi tipi di gara, poi fai dei salti di qualità. Prima della Juventus c'è la Coppa Italia e incontrerete ancora lo Spezia. Con lo Spezia che oggi ha vinto a Torino, quindi niente, abbiamo visto 15 giorni fa a casa loro, è una squadra che ha dei valori, è una squadra compatta, è una squadra che sta crescendo molto, ha dei valori anche in attacco e quindi sarà una partita. Poi le partite di Coppa Italia secche così da dentro fuori sono molto particolari e dobbiamo cancellare questa gara, anzi ricordarla, ma poi dopo pensare allo Spezia perché anche questa sarà una partita, insomma, tutta da giocare.
Eccoci, siamo di nuovo in onda e forse vediamo anche Maurizio Radici, che saluto, no? Buonasera, mi sentite? Sì, c'è anche il tuo mister al Lo tuo vedo, sopra ciao di Alino, loro. ciao Alino. Ciao. Finalmente sono Stava riuscito a anche collegarvi. Sono un po' imbranato. chiedevamo Maurizio, tu che hai avuto Beppe Signori e hai avuto Pippo Inzaghi, insomma adesso questo Højlund che non ha ancora 20 anni con questa forza, che è capace di trascinare la squadra, di fare anche gol, che impressione ti fa anche magari avendo nella mente quello che hai visto da quegli attaccanti lì così forti? Ma beh, questo è sicuramente, a parte Beppe Signore e Inzaghi, erano due giocatori forti, ma questo mi piace moltissimo perché anche fisicamente ha una struttura fisica diversa e nonostante questo è molto veloce. Cioè, diciamo che ha la velocità e mi sembra anche la furbizia di Inzaghi. Ma ha un fisico migliore, per cui secondo me ha delle buonissime prospettive. Pronto? Senti, anche invece come il fatto di essere riusciti a pescarlo in un campionato austriaco così, ecco, anche quello, tu che hai fatto mercato per tanti anni, insomma, è stata anche un'ottima intuizione, mi sembra. Sì, sicuramente. Teniamo presente che comunque l'Atalanta l'ha pagato, cioè non è che l'ha comprato, cioè a 19 anni ha pagato 17 milioni, mi sembra, voglio dire, per cui sicuramente è andata a comprare un giocatore che aveva, cioè, non è che ha preso, e secondo me è la politica che l'Atalanta deve fare, perché è meglio prendere un ragazzo e pagarlo un po' di più, piuttosto che andare a prendere magari una persona più affermata che ti costa di più di stipendio e cioè, io dico sempre che è meglio pagare un giocatore qualcosa di più piuttosto che pagare degli stipendi che poi devi mantenere per tutta la vita, anche se magari poi, a parte che questo, ripeto, secondo me ha tutte le caratteristiche per poter far bene e per poter ancora una volta dimostrare che l'Atalanta può fare anche qua un affare, insomma. Mi È sentite? vero, ecco. Ho chiesto poco fa anche a Lino Muti, su Boga, il suo parere. Mi dice che mi ha detto che appunto magari è ancora presto per dire se davvero è recuperato del tutto, però potrebbe essere già un acquisto di gennaio, avere un Boga di questo tipo. Ma diciamo che Boga a me personalmente mi ha veramente deluso perché mi aspettavo molto di più visto quello che aveva fatto in passato Sassuolo. Diciamo che quando è arrivato qua anche a Sassuolo non stava giocando e probabilmente non stava facendo bene. Qui ha fatto veramente male. Adesso è 2 partite che fa bene perché non possiamo dire sia a Spezia che domenica ha fatto abbastanza bene. Speriamo che si possa recuperare. Giustamente credo che sia ancora un po' presto per giudicarlo al 100% perché non bastano 2 partite per poter dire un giocatore ritrovato. Sicuramente a Sassuolo io mi ricordo, ripeto, no, 2 anni fa mi sembrava un buon giocatore. Anche questo è un giocatore importante che l'Atalanta l'ha pagato caro, speriamo che possa darci. Io so che il mister Gasperini l'ha voluto perché pensava di avere un giocatore con delle caratteristiche soprattutto sulla fascia che poteva sostituire il Papu. Finora sicuramente questo non l'ha dimostrato. Noi abbiamo comunque bisogno di giocatori che saltano l'uomo perché tutto sommato oggi ci mancano quei tipi di giocatori lì. Eh sì, Lino, dall'allenatore, sei d'accordo con il tuo presidente? Assolutamente. No, ma Maurizio ha detto le cose veramente in maniera, diciamo, ponderata, perché tutti ci si aspettava qualcosa di più di Boga, e l'abbiamo detto prima, ha un po' deluso le aspettative. Ora ha dato dei segnali importanti ed sarà molto importante che lui mantenga alta, diciamo, questa condizione, questa mentalità.
ma deve, come ho detto prima, anche cercare di migliorarsi ancora, perché certe situazioni non sono ancora, diciamo così, come dire, giuste. Ha delle, a volte delle pause, a volte esagera nel dribbling, a volte non vede il compagno smarcato, cioè è un po' chiuso nelle sue giocate. Se lui riesce a migliorarsi ancora e mantenere comunque alta diciamo anche l'intensità del gioco, perché anche domenica è stato veramente, ha avuto continuità. Io credo che sarà un giocatore importante. Sta a lui dimostrarlo e continuare a migliorarsi. Quindi Giulio, per stare con quello che ha detto Gasperini, un giocatore individuale che ha dei numeri deve poi essere ancora concreto come sta dimostrando in queste partite, altrimenti non può fermarsi, tornare indietro, ecco, no? Assolutamente, ma lo vedi anche nel calcio di oggi, cioè questi giocatori bravi nel saltare l'uomo sono, diciamo, delle rarità e sono dei valori quando ce li hai. Per cui quando trovi difese intasate, squadre chiuse e situazioni dove effettivamente è importante avere, diciamo, quella capacità di creare la superiorità numerica nell'uno contro uno, sono veramente fondamentali. Per cui io, ma Gasperini fa bene a puntare molto su Boga, come aveva, diciamo, sollecitato il suo acquisto, solo che per tanti motivi lui non è stato all'altezza fino a 2 o 3 domeniche fa. Adesso ha la possibilità di aver, diciamo, sfondato un certo tipo di scetticismo e di continuare a migliorarsi e essere importante per l'Atalanta. Adesso non so se andrà sul mercato, cosa farà l'Atalanta, per carità, però per me è un giocatore sicuramente su cui deve puntare. Ecco, l'ultima parola, Giulio, prima di andare in pubblicità, sei appunto anche tu da questo Bogati aspetti che si confermi naturalmente, si spera, no? E lo Beh, terresti certo, soprattutto. è chiaro che se Bogar, il Bogar che si prospetta è quello del secondo tempo di Bologna-Atalanta, è quello di lunedì sera, è chiaro che un giocatore del genere fa la differenza. Come diceva prima Lino, sa saltare l'uomo e ne abbiamo bisogno, no? Di uno che nelle partite magari chiuse, vi dicendo, uno che punta l'uomo lo salta e va a fermare l'avversario. Chiaro. Deve rimanere su questi livelli, non può essere, non possono essere due comparse e via. Noi abbiamo bisogno che sia costante e già domenica lo vedremo con un avversario decisamente diverso da Bologna e Salernitana. Vediamo. È chiaro che se, come diceva prima il signor Ricci, ritorna ad essere il Bogà di 2 anni fa a Sassuolo. È un bel giocatore. Speriamo. Dipende tutto da lui. Eh sì, davvero. Con questo di Giulio Panza direi di andare in pubblicità. Ci risentiamo fra qualche minuto.